Credo che per noi sia molto importante. Innanzitutto vi ringraziamo per aver accettato l'invito Certo. alla consultazione. Avremmo naturalmente preferito che questo incontro fosse stato fatto anche col Presidente della Repubblica, ma per quello che ci riguarda intanto prendiamo. Questa è una valutazione Sì, sì, che sì. avete fatto voi e ci fa piacere anche che tu sia presente Sì, personalmente, sì, sì. cosa di cui ti ringrazio a livello personale. Vi raccontiamo che cosa vogliamo fare e vi diciamo da subito che per quello che ci riguarda noi non vi chiediamo alcun accordo vecchio stile, nessuno, nel senso che non siamo a chiedervi il voto di fiducia, non siamo a chiedervi un Mi governo stai come. spiazzando, Matteo. Non te l'aspettavi, Mi la stai verità. spiazzando con questa estrema gentilezza che non mi chiedi nulla, allora perché siamo venuti. Allora, cosa c'è? Cosa c'è? Tutte le microspie. Togliete le microspie. Vanno in Larsen. Scusate, questo stiamo tornando indietro. Cos'è? Sì, però gentilmente se fate sapere che. Ti racconto che cosa vogliamo fare. Abbassate per piacere, grazie. Grazie mille, molto Di gentile. Maio, fantastico. Primo punto, vedo tosto Fantastico, Di Maio. Di Maio, ma fantastico. Sai che napoletano, fantastico. Una meraviglia. Istituzionale. Ma, sai, abbiamo uno che si chiama Fico alla RAI, che quest'anno aveva un rimborso spese di 30.000 euro per la vigilanza. Sai quanto ha speso? 183 euro. E secondo me ha fatto una crestina di 2-3 euro. Bene, Ma è vero, ti abbiamo bisogno raccontiamo che di. cosa vogliamo Sì, fare dimmi. nelle prossime, diciamo nei prossimi 4 mesi. Noi abbiamo il semestre europeo a luglio e avendo il semestre europeo a luglio l'obiettivo è quello di arrivare a questo appuntamento per ragionare di un'Europa diversa. Non credo che la pensiamo allo stesso modo, però vogliamo anche noi cambiare l'idea di Europa e provare a farlo avendo sistemato le cose in casa, avendo fatto i compiti a casa. Che significa? Uno, portiamo in discussione al Senato, sì, al Senato, giusto? Il disegno di legge Delrio sulle province su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non Ma avete fatto ostruzionismo. scusa, Avete votato contro, chiedo molto scusa. tranquillo, No, sono perfetto. stato contro. Posso Posso punirmi? Vi ho interrompere un confuso. sacco, perché i No, piani, no. i programmi. Aspetta, però fammelo dire prima, poi mi Ma perché i interrompi dopo. programmi non sono venuto qua a parlare di programmi? I programmi non sono Si in gioca un ballo po' per uno, adesso. beh, però bisogna parlare io, poi parlate, facciamo un po' per uno per correttezza. No. No, dai, non è possibile. Mi fai No, finire aspetta, di parlare no, e poi. io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera E educata, ti sono grato. gioiosa, emotiva, appassionante. Ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti. Dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane, ma allo stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi Mi pare di essere dispiace. offeso. Ci siamo fatti delle battute Mai, insieme. no, perché sei un Però campione, tu sei. mai offeso in vita Noi mia. siamo Mi hai dato di ebbe e io ho all'opposto sorriso alla grande. vostro. Noi siamo i conservatori qua. Noi vogliamo l'acqua pubblica, tu la vuoi privatizzare, vuoi vendere l'Eni, l'Enel, vuoi svendere la nostra sovranità, noi la vogliamo mantenere. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata perché si Beppe, cambia in stop. Europa per Scusa, cambiare Beppe. Ci l'Italia. arriviamo subito su tutti i punti. Ti chiedo Ma soltanto io un non voglio. passaggio. Scusa. Stop. No, però questo non è il trailer del tuo show, No, Beppe. non è uno Non so show. se sei in difficoltà sulla Ma prevendita. va. Vorrei che prima lo ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, Sì, ti diamo una mi dai una mano. mano, dai, fammi una Questo cortesia. non è Ma ti Sanremo. mando degli omaggio. Questo, no, No, io ma lascia tranquillo. stare. No, Il perdonami, fatto Beppe, posso? no, il Scusami. fatto di dire i Sono. tuoi programmi, tu sei una Fammi. persona non credibile. Benissimo, Quindi perfetto. qualsiasi cosa dici non è credibile da parte Benissimo, mia e da parte Beppe, dai, nostra. sono avanti 3 sindaci, dai. No, non vuol Perdonami, dire, scusami. io parlo Stai con lui, inventando io gente, parlo con Boni, lui. andiamo con ordine. Tu pensa alla Beppe. differenziata Reggio Emilia? Appunto, la nostra Sì, differenziata. sì, Anche a sì, Firenze. sì. Anche a Firenze. Sì, Quanto sì. è la differenza tra Reggio Emilia e tu? 60. Sei bravo, Perfetto. bravo, Bene, hai fatto sono una bella cosa. 52. Bene, Allora, allora fate i sindaci, ma fate i sindaci. Beppe, Siete stati eletti per fare i scusate, sindaci, non ragazzi, per fare se queste lei mi cose. fa. Se io ti do il voto per fare il sindaco, fai il sindaco. Noi. Finito, Ecco, allora finisce anche lui. Beppe, Però posso? io adesso ti No, scusami, sento, per siccome. educazione ti E ti sono sento. grato, Bene. perché il gesto che hai fatto è stato un gesto che io rispetto, non voglio. Bene, va bene. Ti segnalo Sì. soltanto
che io per i tuoi spettacoli non ho mai chiesto omaggio, perché sono sempre venuto. No, siccome mi sono sempre venuto. Tu gli spettacoli in televisione, non li faccio benissimo. Io. Sai che non giro canale, ogni volta che giro ci sei. Mi dispiace, e fai la macchietta. Mi... Una volta dici mai fare le scarpe a Letta, e poi, poi fa... è successo quello che è successo. Mai andare al governo senza le elezioni. Poi dici entro il 15 la riforma elettorale. Non sei più credibile, perché rappresenti della gente che noi siamo i nemici fisici di questa gente. Visto ieri che è successo? Due ragazze si sono uccisi per mancanza di lavoro. No, guarda, questo problema del dolore, lascia stare, io ci sono in mezzo. No. Tu hai una cosa meravigliosa, tu fai un copia e incolla di cose meravigliose, hai delle idee straordinarie, prendi il camper, chi te l'avrà detta questa idea bellissima, poi giri in bicicletta, giri con la macchinina, ti attorni, vai in mezzo alla gente e dici non ho bisogno della scorta, perché la mia scorta sono i cittadini. Ti sei piaciuto? Meraviglioso, hai delle idee bellissime. No, io non ti faccio parlare, io sono venuto a manifestarti la mia totale, la nostra totale indignazione a quello che tu rappresenti. Perfetto. Il sistema che rappresenti. Benissimo. A noi non ci interessa, perché noi faremo degli errori, ma siamo coerenti con quello che diciamo. Io se ho detto non prendiamo soldi, abbiamo rinunciato a 42 milioni, tu hai detto risparmiamo un miliardo col Senato. Non è vero, perché il Senato costa 560 milioni, posso, non Beppe, un miliardo. Poi abbiamo metà stipendio. No, fammi sentire, poi parli tu, poi non parlo più. Allora abbiamo rinunciato allo stipendio, metà stipendio, ho fatto un conto per la piccola media impresa. Non voglio neanche spiegarti il nostro programma, perché ce n'hai preso una metà e ti faccio tanti auguri se lo riesci a mettere in atto. Benissimo. Però il fatto che tu non sei più credibile, perché rappresenti De Benedetti, rappresenti gli industriali, rappresenti gente che ha disintegrato questo paese. Puoi essere giovane, ma non sei giovane. Parli, l'altra volta ti ho sentito dire, per esempio, no, basta andare al bar qui fare rinfreschi. L'hai detto, non facciamo rinfreschi, è una politica nuova. Posso, l'hai detto tu, posso. Bellissimo, quando eri presidente della provincia hai speso 20 milioni in rinfreschi in 5 anni. Non è vero, allora, teniamo ben presente, io non voglio parlare con te, voglio parlare con lui, poi io e te ci mettiamo al bar e ci abbracciamo e parliamo di figli. Io con lui voglio dire che la nostra stima non ce l'ha, noi siamo i conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, lui vogliamo la sanità pubblica, vogliamo la... Beppe, è quella di prima, basta, vogliamo la sanità, tu vuoi fare TAV, grandi lavori, sì, cemento, perfetto. Basta, non hai neanche un'idea di come potrebbe essere il mondo. No, tu non ce l'hai detto che mi fai parlare. Non ce l'hai un'idea, passare dalle rinnovabili alle rinnovabili, non sei neanche cosa sono, se io parliamo di queste cose benissimo. Non sai neanche cosa sono. Allora passiamo di parliamo di cose. Io rimango, siccome tu ora ti la parola, ti do un minuto però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo per voi. Infatti, scusami Beppe, in un minuto ti no dico. Ma io non sono democratico, però un minuto dammela. Ma non sono democratico con voi. Scusate, tu mi dai un minuto. Tu segui perché il tuo popolo, parli di spettacolo, ti interrompo. Tu sei come Gaspari, se no sei un incrocio nemmeno tra, sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora, bene, questo. Mi dai un minuto, prendo un minuto e poi ci salutiamo, se dai, questo è l'obiettivo. Dai, il minuto te lo dico così: sei qui perché il tuo popolo sul tuo blog, no, io non ho popolo, il tuo popolo sul tuo blog ti ha detto che dovevi venire quando tu avevi detto il contrario. Io in 30 secondi ti dico: noi vogliamo superare le province, il Senato e il titolo quinto. Non è vero. Il disegno di legge d'avvio volete superare. Luigi, se vogliamo discutere nel merito, Beppe, signori, ne parliamo volentieri. No, Beppe, perdonami. Io capisco il tuo. Io dico cosa possono dire, cosa non possono dire. Bravi. Stiamo parlando di uno dei più grandi. Sta cercando di provocare. No, non ti sto provocando. Ascolta, Beppe. Sei un ragazzo. Non c'è dubbio. Io ho 40 anni di mestiere, se volessi provocarti. Io sono uno di quelli che pagava il biglietto, allora, che pagava il biglietto per venire ad ascoltarti. Ascoltami. Insieme a un pregiudicato, insieme a Verdini, che è uno della massoneria di Firenze, a fare la legge elettorale. Tu sei una persona buona che rappresenta un potere marcio, che noi vogliamo cambiare totalmente. Beppe, quindi almeno un minuto me lo devi dare. Non te lo do più. Allora, caro Beppe, se questo era già... Con gioia ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te e non abbiamo assolutamente nessuna fiducia nel tuo sistema. Benissimo. Io non sono più democratico. No, non lo sei mai stato, per cui non è un problema. Bypassi il Parlamento, fate decreti legge. Io faccio decreti legge. Non sono mai entrato in aula ancora, Beppe.
Luigi. Il tuo assistente. Scusa, quello era Lorenzo. Beppe mi ha dato un minuto. La gente che cosa c'è, cos'è un decreto legge, che cosa ci mettono dentro. Nel femminicidio ci mettono la tavola, allora devi votare. Beppe, poi insieme i pacchetti. Caro Beppe, 7 miliardi a mezzo delle banche, l'avete esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. Questo è un luogo dove c'è il dolore vero delle persone. Smettila dolore, su questo tema. C'è bisogno di affrontare le questioni reali. È finita, caro. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. È stato un piacere per tutti. Bocca al lupo. Grazie. E spero di vedervi in altre sedi. Ciao, allora ho parlato di non incontro, di dialogo tra sordi, addirittura mancato.